Eccoci di nuovo insieme, gentili amici, bentornati. Siamo ancora qui su Telespazio TV con Masterchef fino alle 21.30. Signora Maria, è ancora con noi? Allora, lei volevo dire, sì. Signora, per concludere il discorso, sì. Per amalgamare, diciamo, e facciamo in due? Cosa, signora? In due cose? Per usare alcune cose, no? Bisogna, per poterlo amalgamare ci vuole un certo che di criterio, no? Parla di ingredienti vari la signora Maria. Non è che tutto quello che si trova ci si mette sopra. Vabbè, no, certo, ci mancherebbe. Diciamo, abbiamo usato la fantasia, ma la fantasia si deve anche sapere usare e saper dosare. Sì, esatto. Assolutamente vero, signora, sono d'accordo con lei. Ha visto? Comunque, buona serata. Signora, io la vorrei invitare. Signora Maria. Signora Margherita. Maria, c'è il signor Maria. Vino che le vuole dire qualcosa. Mi creda, sinceramente, guardi. Guglielmo. Guardi, ho avuto il piacere di assaggiare la fantasia di Luigi, mi creda, guardi. Era sto ottima. Piangendo. Lo so, ma lui è mi creda, è squisitissimo il riso, guardi. Mi creda, davvero. Sì, la signora Maria ha detto che va benissimo, lui. Sì, 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 ho sentito perfettamente. No, le volevo suggerire questo, mi creda, è davvero squisito. Quindi le vuole suggerire la ricetta, signora Maria. Provi a fare anche lei questo riso, eh? Signora, se lei viene qua, assaggia questa crema, è un balsamo. Le volevano suggerire tutto il menù di stasera. Provi a fare il riso, la crema. Grazie, signora Maria. Va bene, signora, abbiamo capito il messaggio. La ringrazio tanto. Buonasera, grazie. Allora, intanto la crema, ricordiamo, ancora qui. L'abbiamo aggiunta la panna montata. Sì, ma abbiamo aggiunto anche quella montata. Quindi sì, abbiamo ottenuto la crema chantilly. È diventata più bianca. Più bianca, la facciamo vedere, come no. E questo è un piacere da mangiare. Un profumino. Pronto? Buonasera, sono Nicola. Nicola, da dove? Non sono un bambino, è la voce che se ne è andata da una settimana. Non abbiamo detto niente, signor Nicola. No, perché mia moglie ha sentito che sei un bambino. Da dove ci chiama? Da Catanzaro sempre. Catanzaro, la voce un po' rauca, ci dica. Come vuole sapere come viene fatta questa crema? Come viene fatta? Glielo diciamo subito, lei ha la pazienza di seguirci due minutini? No, ne darà dopo. Volete dire a quel signore, quel Giuseppe? Sì. Prima l'avevo preparato che vuole uno chef qualificato. Che si vanno a prendere qualche mente se avete quattro. Io da quando se mia moglie sempre questo programma, finalmente vivo, che benessere. Oh. Costato, scusate, torta alla mimosa, poi tutta imparata a cucinare il riso, questo è tutto. Finalmente è venuto in ristorante. Ah! Sono poco qualificato, ma vado a vedere se fa parlare. Va bene, non è stato. Io la clerici addirittura. La ringrazio, molto gentile. Anche voi mi può dire questa. Come viene fatta questa crema? La crema, allora appena chiudiamo il telefono. Grazie. Grazie mille, buona serata. Io non sono contro quello che ha detto il signor Giuseppe, lo devo dire, ringrazio il nostro telespettatore che ha aperto questo piccolo dibattito, quindi era un suo punto di vista, un suo parere, ma lo accettiamo, benvengano questi pareri. Le critiche fanno sempre bene, bene, ci mancherebbe altro, si cresce con le critiche, signori, sia positive che negative. Sentiamo chi c'è, poi rispieghiamo subito la crema pasticcera. Pronto? Abbiamo salvato un matrimonio, è vero. Buonasera, con chi parlo? Ciao, sono sempre Pasquale. Oh, signor Pasquale da Catanzaro, mi dica. No, ecco, io rispondo a quel signore Giovanni che ha chiamato prima. Sì. Se lui non va a mangiare al ristorante qualche volta, non capisce di mangiare. Quindi deve provare, deve andare qualche volta al ristorante per rendersi conto. Una volta lo mangiare, ma lo mangio al ristorante. Ok. Va bene, lo invitiamo, ma senz'altro ci andrà qualche volta. Comunque, invitiamo il nostro amico. Lo faccio domani. Il pollo? Sera, sì. Sì, il pollo che stiamo preparando con Luigi. Sì, me lo faccio domani io. D'accordo, poi ci faccio sapere com'è venuto, ok? Io non mi preoccupare, perché me la vedo io. Va bene, ci affidiamo a lei. Saluto a tutti di nuovo. Grazie. Ci invito, lo voglio vedere in casa sua. E vogliono venire tutti a cena da lei domani per il pollo, signor Pasquale, stia attento che arriviamo. Allora, ricordiamo un attimino prima di andare avanti
la crema per i nostri amici. Allora, noi abbiamo fatto un litro di latte. Sì. 300 grammi di zucchero. Sì. 200 grammi di farina. Sì. Due bustine di vanillina. Sì. La buccia di un limone. Sì. Allora, è 200 grammi di farina. La procedura è così. Abbiamo messo un litro di latte sul fuoco con la buccia del limone. Sì. E 100 grammi di zucchero nel latte. Poi, a parte, abbiamo messo 200 grammi di farina e 200 grammi di zucchero e l'abbiamo mescolato. Nel frattempo il latte si fa caldo, si prende un po' di latte, si mette nella farina con lo zucchero e si mescola finché si ottiene una crema morbida e liquida. Dopodiché, quando il latte bolle, si versa il contenuto nel latte, così diventa omogeneo in questo modo, vedete Rossella? Sì. La facciamo raffreddare, mettiamo due bustine di vanillina dopo raffreddata e poi montiamo un po' di panna. Sì. E la mescoliamo insieme alla crema e diventa crema chantilly. Perfetto. Ecco. E abbiamo messo un pochettino di liquore, a piacere il liquore. Giustamente ognuno può mettere il liquore che si vuole. Si può anche non mettere magari se metto il rum, metto per esempio un mezzo bicchierino di strega. Ok. Perché sono liquori che aromatizzano. Mm-hmm. Cioè i liquori dolci che fanno bene per la crema. Perfetto, pronto? Pronto? Tindaro! No, ciao Tindaro! No, perché stavo sapendo questo meccanismo della crema che è una cosa molto bella. Infatti. Tindaro, vuoi venire a mangiare qua? Tindaro, vuoi venire a mangiare la crema, Tindaro? È una cosa favolosa, io sto bevendo, tutto bene, tutto a posto. Mi dispiace che l'altro giorno abbiamo fatto i bignè e non abbiamo fatto la crema, Tindaro, se no erano buone adesso i bignè. È una cosa bella, la crema mi piace molto. Rossella, come va? Non ci lamentiamo, Tindaro, sempre meglio. Tutto a posto. Sì. Sempre bene. Sì, sempre bene. Tindaro, cosa hai mangiato tu per cena? Che lo voglio sapere, dimmi. Grazie, comunque Tindaro, io ti avevo chiesto cosa hai mangiato per cena. Cosa in questo momento sto mangiando un pezzo di pane con un po' di piselli. Pane e piselli? Sì, non mi sento stasera. Tindaro, non lo vuoi il pollo, Tindaro? Ma ne provo, penso per stare. La prossima volta vieni che te lo faccio assaggiare. Da Castroreale arriva. Va bene, grazie. Se no Tindaro, mi chiami tu a me che vengo io a casa tua, Tindaro. Vengo io a casa Sicilia, tua. In Sicilia è Tindaro. Se ciao, tu mi ospiti a casa tua, io vengo a casa tua. Va bene, va bene, Tindaro. Verremo. Ti ringrazio, grazie mille. Ciao. Grazie, ciao Tindaro, ciao. Ciao, buonasera, buonasera. Io, visto che ci troviamo in tema culinario, abbiamo un altro chef ospite, vorrei andare proprio a disturbarlo, Domenico. A questo punto voglio sentire anche la tua opinione, visto che sei uno chef, sei un cuoco, fai questo mestiere. Sì. Questa sera sei con noi, quindi volevo sapere cosa ne pensi tu in merito a questi interventi di stasera. Guarda, la mia opinione personale, intanto io penso che ho una persona che faccia ristorazione, che sia o non sia un cuoco, abbia la passione. Io, vedendo il signor Luigi, lo vedo una persona abbastanza umile e onesta, secondo me già questa è una cosa da ammirare. Poi ognuno propone le sue ricette, quello che sa fare, quello che più gli aggrada, in una sua maniera personale, insomma, uno personalizza le sue ricette, poi la cucina uno la può fare notare agli altri nel modo in cui la vede lui, insomma. Tu si fantasia nella tua cucina? Sì, ti capita di variare, sì, di sì. Provare qualcosa di nuovo magari? Sì, sì. Io ho sentito parlare una signora prima, che è una ragazza, che diceva della Nouvelle Cuisine, ma la ristorazione è tutto quello che concerne la ristorazione, a partire dalla caffetteria, dal bar, è già ristorazione, dalla pizzeria, si può partire la gelateria, anche chi fa delle crepe è sempre ristorazione, la ristorazione è vasta, esatto. Uno può pensare quello che vuole, insomma. Per conto mio, il signore, non ricordo come si chiama adesso, Giuseppe, è stato, non dico, forse un pochettino esagerato con il signor Luigi. Ma non secondo sappiamo se me si riferiva a lui, comunque, non sappiamo se io si ho sentito, riferiva a lui. Io ho sentito che si riferiva al signor Luigi, secondo me è stato un po' esagerato.
anche se io personalmente ho apprezzato il piatto che ha fatto il signor Luigi, è molto buono, devo essere sincero. Tu te ne intendi, quindi anche se mi permetti giudizio. Vorrei fare un saluto alla mia ragazza che sarà fra pochi giorni mia moglie, fra pochi mesi. Un applauso. Auguroni, a quando il lieto evento? Il 23 agosto.